Con le tappe disputate nell'ultimo fine settimana ad Armaditaggio in provincia di Imperia, è calato ufficialmente il sipario sugli assoluti d'Italia di enduro. A conquistare lo scettro di miglior pilota dopo una stagione a dir poco travagliata e segnata a stretto giro dalla pandemia è stato l'inglese Steve Holcomb, vincente per soli 2 punti sul bergamasco Thomas Oldrati e di 6 sul connazionale Brad Freeman. Oltre che la medaglia d'oro FMI, Holcomb si è aggiudicato anche la tabella di campione 24MX e il trofeo Micaola che ritorna nelle sue mani dopo 2 anni. Nella 125, Tommaso Montanari del Motoclub Sebino ha trionfato in gara e campionato mettendosi alle spalle Giuliano Mancuso, suo diretto avversario, e Lorenzo Bernini. Con 7 vittorie su 8 giornate di gara a fare suo il titolo della 252 tempi è stato invece Davide Soreca che festeggia la vittoria con una prima posizione nella gara di casa. Alle sue spalle in campionato il compagno di squadra Danny Filippaerts, pilota Motoclub Sebino, mentre il terzo posto è dato a Maurizio Micheluz. Sempre per la società di Costante Bontempi, da segnalare il trionfo del camuno Davide Pota Guarneri, che mette la firma sul tricolore della classe 300, conquistando la prima posizione davanti a Rudy Moroni e Gianluca Martini, altro pilota del Sebino. Nella 254 tempi, il duello Oldrati-Verona per la conquista del titolo nazionale va al pilota bergamasco di Honda Red Moto che batte il Veneto distaccandolo di 8 secondi. Il terzo posto di giornata va Michele Musso, mentre in campionato la medaglia di bronzo va a Patrick Grigis, altro ragazzo dello squadrone di Bontempi. Battaglia tutta in casa a Betaboano per la conquista del titolo junior con Lorenzo Macoritto, campione italiano, davanti al compagno di squadra Matteo Pavoni. Nonostante lo 0 fatto registrare nel Day 2 di Carsoli, Claudio Spano si aggiudica la Youth, categoria riservata ai giovani, in sella alla 125 due tempi, mettendosi alle spalle Riccardo Fabris e Matteo Grigis. Nel campionato a squadre stravince per il 4º anno consecutivo il Motoclub Sebino che con 453 punti conquistati si impone sul gruppo sportivo Fiamme Oro 426 punti e sul Motoclub Lago di Iseo 3º con 336. Tra i team indipendenti invece fa sua la classifica finale il team Squarna Osellini. Non sono state da meno le battaglie nella Coppa FMI. Nella 2 tempi il podio finale vede sul gradino più alto del Bono seguito da Michael Pogna e da Nicolò Paolucci. Nella 4 tempi la medaglia d'oro come miglior pilota della stagione va Francesco Tegattini del Motoclub Costa Volpino, primo classificato davanti a Patrick Grigis. Davide Pizzoi si aggiudica la classe cadetti grazie ai 126 punti conquistati nell'arco delle 8 prove disputate, mentre nella junior sale sul gradino più alto del podio della generale Andrea Manarin davanti a Cristian Cervetto e Diego Patelli. Infine nella major Simone Fiaccadori conquista il campionato grazie a una splendida doppietta in terra ligure. Armaditaggio è stata determinante anche per l'assegnazione dei trofei 2020. A seguito di un'ottima performance, Thomas Oldrati è riuscito ad agganciare la prima posizione dell'X-Cup Motocross e Marketing Golfer, strappando la vittoria ad Holcomb. Il bergamasco si conferma dunque l'uomo extreme e fa suo il titolo per il 2º anno consecutivo. A conquistare la classifica del trofeo Aerocross Test è stato invece il britannico Joe Wotton. Conclusa anche la prima edizione del trofeo Elevate riservato ai giovani degli assoluti d'Italia. L'onore di entrare in squadra come pilota ufficiale per la stagione 2021 se l'è guadagnato Riccardo Fabris.